Allora, l'argomento di quest'anno è approfondimento di tecniche specifiche con uno speciale riferimento al passaggio da Tachivaza a Nevaza. Per cui come tecniche io ho scelto inizialmente i Barai perché offrono sempre una situazione dinamica, sono tecniche che possono essere fatte sempre solo in movimento e non in situazione statica. Poi, per proseguire il lavoro dell'anno scorso, però per ampliarlo con tecniche un pochino più complicate, ho lavorato su Ashiguruma, su Uchimata Danka, su varie forme di Barai, Ashiguruma, Uchimata Danka e qualche Sutemi, nello specifico su Megeshi, Tomoenage e Tanyo Toshi. Dopodiché abbiamo visto il lavoro a terra, quindi il passaggio dalla situazione di lavoro in piedi a lavoro a terra. Allora, per quanto riguarda i Barai, partiamo da Dashi Barai, faccio vedere tecnica completa. Quando lei appoggia, allo stato, spazzata. Uguale per Kouchi Barai, dall'interno verso l'esterno. Allontanandomi e non avvicinandomi. Pouchi Barai uguale, quando lei avanza lascio spazio, sottolineando sempre la differenza fra Barai e Gai. Siamo passati poi a Okuri Ashibarai, abbiamo visto situazioni, base, spostamento laterale, su spostamento circolare, su spostamento avanti e indietro. Ashiguruma. Allora, esercizio educativo per imparare a ruotare bene le anche, da una parte e dall'altra. Dopodiché, mentre apro sotto, vado a chiudere sotto. Nel momento in cui lei è di fronte, sono io che mi devo spostare dal suo asse. Nel momento in cui lei si sposta, io devo solo assecondare e seguire il suo spostamento. Uchimata di anca. Lavoro su guardia opposta. Prima, piede scacciapiede. Poi, eseguito all'interno. Completo. Didattica dei sutemi. Per quanto riguarda un che, parto già sdraiato, in modo che lei prenda la distanza giusta per andare a eseguire il tiro chiuso. Secondo step, mentre io scendo, lei mi tiene, io lascio ed è lì che cambia. Terzo step, io scendo, lei mi tiene, io scendo. Per arrivare alla tecnica completa. Su Megeshi uguale, però siamo più vicini, quindi da questa posizione non ho lo spazio di distanza per tirare la gamba. Allora l'idea è quando mi tiene in terra a posto. Propedeutica tutto uguale a prima, io scendo, lei mi tiene ed è lei che esegue la caduta. Dopodiché mettiamo insieme il tutto, io scendo, tiro. Tanyo Toshi, tecnica in cui generalmente io utilizzo contrattacco perché direttamente io devo andare dietro la sua schiena, questo è complicato. Allora nel momento in cui egli attacca, vale, e sono io che devo. Come approfondimenti di queste tecniche abbiamo visto da Tomoenage a Yoko Tomoe. Allora su Yoko Tomoe, guardia opposta. Primo esercizio educativo, imparare a ruotare sulla schiena. Quindi non appoggio il piede, ma perno per evitarsi di girare. Stessa cosa, piede all'inguine ed è lei che esegue la caduta. Dopodiché metto insieme il tutto, io scendo e tiro. Variante. Nel momento in cui io scendo, lei butta il peso dall'altra parte, allora anziché squilibrare la parte della manica, squilibro la parte del basso. E all'ultimo devo portare via il braccio per impedirle di scendere. Uno. Variante su Sumigeishi. Sempre guardia opposta.
chiudo, passo dietro. Se i sumi esci diretto, tecnicamente io vado con destro sul sinistro, in questo caso io vado sinistro su sinistro, ginocchio all'esterno. Posso eseguirlo come combinazione, 1, 2, una volta chiuso, posso eseguire diretto. L'importante è che questo braccio sia chiuso fra il mio corpo e il suo. Piede sinistro su gamba sinistra. Variante agonistica su Tani Otoshi, mano sopra, 1, 2. Questo per andare a bloccare il suo braccio, dopodiché seguire uno secondo senza mai cadere addosso, per cui qualunque sia la proiezione io devo prima controllare per poi andare a seguire a terra. Proiezione, controllo, seguire a terra, mai insegnare a cadere sopra per controllare. Problema quando la tecnica è all'interno delle gambe, tipo cucidari. Subito 1, 2, ginocchio oltre, piede prima, in modo che da qui controllo questa gamba e poi passo. Cucigari uguale a fatto opposta, proietto subito, piede da una parte, ginocchio dall'altra, blocco, passaggio, poi terra. Da in piedi, seguo a terra, mi blocca la gamba. Prima parte devo bloccare il ginocchio, liberare il ginocchio, per cui spingo e tiro. Dopodiché, primo metodo, fronte, uso il piede, sul sedere uso il piede per spingere. Allargo e spingo. Secondo, controllando sempre. Prima libero sempre il ginocchio, dopodiché infilo il mio ginocchio all'interno, e da qui piede spinge e mano tira. Allargo le gambe, rientro. Terzo, durante la lotta a terra molto spesso il judogi è aperto, vado a controllare bavero, testa e spalla. Come prima sfilo sempre fino al ginocchio, quando lei punta i piedi e va a ponte per liberare, apro chiudendo con questa mano e controllo. Poi, passaggio da in piedi a terra sono tutte situazioni che nascono, o perché io proietto e quindi lei si difende in questo modo, o perché lei sbaglia un attacco, si sente che arriva a cose, quindi io mi trovo a lavorare così. Per velocizzare un pochettino i tempi noi partiamo già da questa posizione, però l'idea è sempre partire in piedi per andare a proseguire a terra. Allora, quello che è importante è lavorare sempre in due direzioni opposte. Io per esempio parto da di fronte, la mia mano di fronte è sotto, frontale, una direzione, nel momento in cui lei si oppone, quindi schiaccia con questo, direzione opposta. Uguale, laterale, sotto l'ascella, dietro la testa, una direzione, e noi partiamo già da questa posizione, però l'idea è sempre partire in piedi per andare a proseguire. Allora, quello che è importante è lavorare sempre in due direzioni opposte. Io per esempio parto da di fronte, la mia mano di fronte è sotto, frontale, una direzione, nel momento in cui lei si oppone, quindi schiaccia con questo, direzione opposta. Uno, quella direzione. Due,
stessa partenza, lei alza le spalle. Direzione opposta. Dici che contrario? Ok. No, no. Okay. Adesso, tutto uguale, bavero opposto. Una direzione, da questa posizione io spingo. Io spingo, lei reagisce spingendo contro di me. Cambio direzione. Faccia terra. No, ancora. Da davanti, quindi abbiamo visto. Da dietro, da di fianco a diagonale. Da davanti. Chiudo. Braccio e testa. Se è sufficiente solo braccia. Se non è sufficiente mi butto su lei. Se lei si allunga, uno, due, direzione opposta, fronte. Gambe. Faccia a terra. Posizione prona. Vado a bloccare. Uno. In alto. Immobile. Chiudo una gamba, spalla contro spalla, giro, da qua, o per immobilizzare, o per jujigatame, uguale, parte opposta, lei raccoglie l'altra gamba, quindi io vado dalla parte opposta, sempre petto contro spalle. Uno, come prima, o questo per immobilizzare, o questo per giudicare. Poi, quattro zampe. Uno, giro in direzione della testa, da qui sempre tre opportunità a seconda di quello che fa, ok. Se lei sta ferma, giro, salto. Tutto uguale. Lei alza la testa, sotto, ribalto dietro. Tutto uguale. Arrivo in questa posizione e alza le gambe. Testa, squilibrio verso avanti. Infine, strangolamenti e leve. Allora, tieni. Prendo un po' qua. Lei entra, fa trascino, cosciglino. Vai. Paro, rimanendo dietro, da dietro. Fianco, fa scavalco, come la capovolta a sinistra, gamba, collo. Jujigatame. Allora, da quattro zampe abbiamo visto tre situazioni. Quando lei ha la testa, va bene, quando lei ha la testa alta, ribalto verso dietro. Uno, due. Quando lei ha la testa bassa,
rimanto verso avanti. Infine, quando lei quattro zampe alta, perché si sta alzando, ribalto lateralmente. Uno, due, tre. Buon lavoro a tutti!